Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla nostra Poland Farm su Farm Simulator 22. Allora, sto mettendo il rimorchio in un posto più inappropriato, però qua in mezzo, che è davvero un posto molto scomodo. Vabbè, allora stacchiamo tutto, scollega prima i tubi. Come cavolo si scollegavano? Ora non mi ricordo più. Tieni premuto. Ok, allora, uscendo da questa, se riusciamo, oggi stiamo andando allo shop perché dobbiamo fare un piccolo conticino. Qua abbiamo la nostra trebbia, che l'ho portata qua, dimenticandomi naturalmente del carretto, e andiamo allo shop perché dobbiamo vedere un attimo un paio di cose. Oggi è un po', è una giornata un po' di, diciamo, investimenti. Andiamo un po'. Questo Massey, bello tutto, ma vi ricordo che siamo in Polonia, ci sta, per carità, però dobbiamo andare su qualcosa di un po' più del luogo. E cosa se non quel che andremo ad acquistare? Prima di tutto voglio vedere anche... Pare che si vende qua. Metto qui i nostri... i creatori. Mi pare siano i creatori della mappa, sì. Vediamo quanto ci dà prima di tutto e poi ci facciamo i nostri calcoli. Non si dà via qua, ma si dà via qua, giustamente. Giustamente. Vediamo allora. Non mi sbaglio qui. Però non c'è l'icona, cavolo. Qua è degli animali. Esatto. Vabbè. Non c'è neanche il trigger, mannaggia. Pure qua dentro. No. Vabbè, l'ho portato qua per nulla in poche parole. Magari qua. Nemmeno. Nemmeno, vabbè, l'abbiamo portato qua per nulla. Allora, ritorniamo da lui che gli diamo un occhio mentre guardiamo quanto ci danno. Mi pare che avessimo già guardato scorsa volta. Dovrebbero darci 30. No, 60, beh, cavolo. 170 cavalli. Adesso andiamo a vedere il sostituto. Il sostituto che è in trattori medi. Eccolo qua. Eccolo qua. La cavalleria è quella. Ci sarebbe anche questo Ford, che ha i suoi bei cavalli, per carità. Però è troppo moderno. Andrei su di lui. Ruote magari non doppie. Standard. Standard 2, ovviamente. Equipaggiamento, condizionatore, sì. I pannelli motore, ma io farei quelli no, peso in meno. Dietro gli lasciamo i tre punti. Number plate, cambia il numero lì, farei 1. Oh, no, vi lasciamo il suo originale. Colore. A me piace molto questo qua, dark blue. Eccolo qua, eccolo che l'abbiamo fatto, compriamolo. La bellezza di 165 cavalli, voglio vedere un attimo le gomme. Esatto. Gomme, cosa cambia? Ah, la bombatura, ma gli lascerei le sue. Dai. E compriamo un nuovo trattore. Ok, è andata. Allora, direi che questo lo possiamo direttamente vendere da qua a sto punto. 61.000 euro. Beh, non è male come prezzo. E cosa facciamo? Cosa facciamo? Andiamo a prenderci un bel coltivatore, perché dobbiamo andare a coltivare i campi. Allora, in teoria ci sta bene questo qua, però richiede troppa potenza, non ne abbiamo abbastanza. Io adesso cerco in giro, spulcio qualcosa e ci vediamo tra poco. Ritorniamo a noi ragazzi, eccoci allo shop e andiamo sulla nostra categoria di RPC. Mi sembra dischi, lo dovrei aver aggiunto qua, il nostro nuovo coltivatore. Eccolo, per la bellezza di 5 metri, una potenza richiesta di 140 cavalli. Il prezzo di 9.000 euro. Mamma mia, quanta roba. Accendiamo il nostro mezzo. Può partire? Ok, dopo un quarto d'ora
L'accensione è partito. Il nostro mezzo snodato, fantastico. Allora, vediamo se. Allora, in teoria abbiamo l'attacco manuale. Guida a destra. Eccoli qua. Devi attaccare anche i tubi? Eh sì, sennò l'impianto idraulico non va. Pensavo fosse da tirar giù, ma tra l'altro. Ha qualche funzioncina questo? Mi sa di sì, sapete? Su e in giù cos'è che fa? Aspetta che non capisco. Forse qualcosa di una band, non lo so, non ho la più pallida idea, non funziona nulla. Vabbè, ritorniamo a noi, prendiamo il nostro mezzo, tutto quanto, e andiamo nel campo. Mamma mia, che roba, bellissimi questi mezzi. E adesso, ragazzi, qua inizieremo a sbizzarrirci. Tra l'altro non abbiamo speso praticamente nulla, infatti qui faremo i soldi senza spendere soldi, perché davvero qua. Andiamo in un altro campo, dai, stavolta. Perché qua davvero usando questi mezzi si fanno una marea di cose. Tra l'altro proviamo questo smudge, che non ne ho la più pallida idea di che erpice dischi sia, cioè da dove provenga realmente. Tra l'altro, se volete, vi potrei dare una piccola curiosità. No, scherzo, non vi do nessuna curiosità. Se volete, scrivetemelo qua nei commenti che volete una curiosità da parte mia. Allora, andiamo in cima al campo. Iniziamo a muoverci. Sì, non è grandissimo. Volevo puntare su qualcosa di un po' più grande, ma più avanti, dai. Però già più grande del classico che avevamo. Allora, iniziamo a dispiegarlo. E ci mettiamo qua. Ok. Lo abbassiamo. Era già passato, ok. Era già passato, sì. Qua allora vedrete, ne vedrete delle belle per quanto andremo qua e là. Tra l'altro fatemi rimuovere i sassi, però mi sa che rimarranno sempre. Sassi dovrebbe essere qua. Difficoltà ovviamente facile. Giorni del mese, uno è il minimo? Eh sì. Neve, sassi, no. Solo distruzione del raccolto. Qua non abbiamo le cioè serie realistica senza le stagioni. E la serie agricola che non è poi così realistica perché non usiamo la manual attaching con le stagioni. Vabbè, qua ragazzi, questa mappa è davvero una figata. Se ricordate, avevo fatto un test mod, test map, scusate, ed era davvero tanta tanta roba. Allora, qua non dovremmo fa mai far retro. Noi arriviamo qua, abbassiamo. Ok, si è abbassato. Dopo un quarto d'ora e riprendiamo. E poi lasciamo tutto a inizio campo libero. Cioè, non, lavoriamo alla fine, all'inizio del campo. Infatti qua adesso ho lavorato un sacco. E in teoria noi arriviamo qua, giusto al limite per fargli fare manovra. Ci giriamo. Così e abbassiamo di già. E poi riprendiamo, vedete? Così che siamo un po' più pratici. Siamo davvero molto molto veloci. Poi l'inizio del campo lo facciamo alla fine. C'è il sì, l'intestatura. Ma cosa sono? Cervi? Sì, sembravano scoiattoli dall'alto. Invece no, sono cervi. Ragazzi, in questi giorni non c'entra nulla con la serie, però mi sono comprato Dakar, il gioco, però per la Play 5. Non ho mai registrato sulla Play 5 e non penso di farlo tuttora, però magari potrei portare qualcosa, dato che adesso tipo i giochi al di fuori, i giochi tipo d'auto, così mi sa che li prenderò per la Play, tipo Need for Speed e non più per PC. Magari volendo potrei iniziare a registrare qualcosina lì. Ma al posto, ecco, tipo al posto di The Crew potrei portarvi quelle cose. Però non è una cosa che ho in mente tuttora. Per ora, se vi ricordate, a breve uscirà. A breve. Verso novembre uscirà. Cioè, per novembre uscirà il trailer di una serie che uscirà a breve. E tenetevi pronti perché ci sto lavorando. Allora, qua ho fatto una cazzata.
ci siamo. Potrebbero uscire più serie, però adesso devo portarmi avanti con queste. Però per ora il trailer è di una cosa molto molto interessante. Ma molto molto, che so che vi piacerà. E vabbè, qua ovviamente andremo avanti con la nostra serie polacca, perché non può mai mancare la serie polacca. Ah no, comunque ecco, sapete, adesso mi sto chiedendo perché ho lasciato le stagioni. Perché la serie polacca, la Poland Farm, è nata, se vi ricordate, con le stagioni. E non c'erano ancora su Farming, perché il primo episodio è nato così, come senza motivo, in cui siamo andati a spalar neve ed è piaciuto un sacco a tutti. Era lontano Farming 15 o 17, no, il 15 era, mi sa. Eh sì, era il 15. Qua stiamo un po' all'interno, vediamo un po'. Stando all'interno dobbiamo stare molto, non si vede nulla, cavolo. Vabbè, vedremo dopo. Almeno da questa più o meno è fattibile. Stiamo lavorando, anche se siamo al limite. Mentre adesso tornando indietro sarà un macello. Mette il campo del vicino, possiamo fregarcene. Facciamo che si abbassi. Ok. Facciamo una prova. Che dite? Secondo me è una cosa. No, si capisce nulla. Siamo abbastanza giusti. Messi abbastanza bene, dai. Vediamo al ritorno come va. Secondo me la metto. O non l'abbiamo lavorato. No, beh, abbiamo lavorato, ma mi sa che l'abbiamo lavorato sul già lavorato. Se no è davvero difficile. Spero di aver abbassato il tutto. No, comunque è molto molto rilassante. Farming è tanta roba. Peccato davvero che mi ostino a portare tante serie contemporaneamente e non riesco più a fare le cose come voglio. Infatti adesso aspetto a portare la nuova per portarmi avanti con la conclusione di queste, o almeno portarmi avanti. È da tanto. E tra l'altro voi continuate a supportarmi scrivendovi, invitando i vostri amici, parenti, vicini, conoscenti ad iscriversi, e supportando il canale anche commentando, condividendo e quant'altro. Che più siamo e più sarà divertente le prossime serie, o anche queste serie comunque. E fatemi sapere che vorreste vedere in particolare anche. E adesso stavo valutando di fare. Ho già il servizio degli abbonamenti, devo sistemarmi meglio e fare la possibilità, che ne so, di avere video in anteprima, così che almeno me li preparo e sono pronti già per la pubblicazione un po' prima, se no arrivo sempre all'ultimo. Così ho una organizzazione migliore, ecco. Ok, si ritorna. Dai, sta andando bene anche dall'interno cabina, sapete? Non mi sto lamentando. Quel campo alla fine va via, lo stiamo tritando. Va via molto molto velocemente, ma stavo guardando. Ah, ok. No, perché vedevo il campo 12, che era questo, sulla mappa. Sembrava questo, invece no, questo è il campo 6. Cioè, non capivo perché non c'era il numerino. La prima mancanza. Sì, con questi snodi è davvero complicato andare via tranquilli. Dai, adesso mi finisco sta parte, facciamo le intestature e poi ci occupiamo dell'altro, di altri due campi. Sì, abbiamo davvero pochi campi. Qua siamo messi un po' malaccio. Cioè, neanche troppo, dai. Cavolo, ragazzi, ho finito il campo e mi sono scordato di farvi vedere la parte. Comunque adesso noi andiamo in uno degli altri due, che mi scorro sempre, che non è nel primo né nel secondo, ma è il terzo e il quarto. Bella zona, grande come zona. Allora direi di fare iniziare da questo, che va su storto, quindi ho un problema con l'automatico. Allora, dai, andiamo con questo, dispieghiamo, iniziamo a lavorarlo, anzi facciamolo partire qua sopra. No, partiamo qua sotto sperando che poi vada a destra e non a sinistra.
guardi il campo inizio, ok, andiamo in automatico e anche qua lui va via bello tranquillo e andiamo a cercare, eccolo qua il nostro trattorino. Cosa seminiamo stavolta? E con questo iniziamo a seminare, giustamente, cioè non dobbiamo farci trovare impreparati. Allora, noi nel silos non abbiamo nulla. Che cavolo, adesso chi si ricorda più quanto abbiamo nei silos? Allora, scorsa volta... Allora, abbiamo... Cosa abbiamo tre... Ah, no, qua possiamo fare come vogliamo, non essendoci le stagioni. E direi di fare... La colza. Ce la pagano bene. Dato che, dai, andiamo di colza. Ok. Cioè, ce l'abbiamo e siamo a posto. Qua ci sono le sementi, magari. No, no. Dobbiamo comprarcele noi. Vabbè, dai. Eh sì, perché se vi ricordate sono allo shop ancora. Alcune. 250 litri potrebbero bastarci. Magari facciamo solo quel campo a colza e gli altri due li facciamo ad altro, eh. Quello è da vedere. Guardate qua il nostro mezzo forte. Il nostro mezzaccio. Mamma mia, che bello. Tanta roba sto mezzo, eh. Ha tanta potenza, è bello compatto e ci sta. L'unica roba che con i pesi è da un po' di problemini. Però guardate che roba. Mai visto un trattore così bello. Neanche l'altro che avevamo, che abbiamo comprato. Allora, abbassiamo, accendiamo e si parte. Con velocità siamo belli lì. Belli lenti, però dai. Allora, qua abbiamo una seminatrice piccolina, però solo per il momento. E quindi tenetevi forti, perché ci espanderemo con mezzi vecchio stile, se riesco a recuperarli, ma belli potenti. Quindi tanta tanta roba. Tra l'altro devo espandermi anche col PC e scaricarmi magari un antivirus. Scaricando così tante mod non è il massimo. E niente ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E nulla, io adesso vado a mettere la legna nel camino che inizia a far freddo e alla prossima!